Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo arrivo che non è questo bellissimo grande Mazinga, ma qualcosa che è molto inerente a lui, cioè il cofanetto Blu-ray con i primi 28 episodi del grande Mazinga by Amato Video. A tra poco per ulteriori info a riguardo. Eccoci qui con il cofanetto by Amato Video e Anime Factory dedicato al grande Mazinga. Dopo l'uscita della serie in Blu-ray di Goldrake e di Jig, finalmente abbiamo anche il Greto, che è uno dei miei robot preferiti. Andiamo all'unboxing, senza perderci troppo in chiacchiere. Questa è una serie del 74 che si è portata fino al 75. Qui abbiamo i primi 28 episodi in questo primo cofanetto. Gli episodi totali sono 56. Come vedete qua, bellissime illustrazioni di Ochi, Kazuhiro Ochi, come succedeva anche del resto in Jig. Veramente molto molto bella queste illustrazioni. Dal punto di vista grafico direi niente da dire. Andiamo ad aprire. Che fortuna, mi sono trovato subito il booklet spiegazziato. Chi ha fatto il confezionamento andrebbe lapidato. Andiamo al libretto. Ah, bello anche dentro, vedete. Il riassunto di quello che c'è all'interno dei box. Qui abbiamo, vabbè, un riassunto dei vari episodi. Molto bello. Sì, in linea con quello che abbiamo già visto per le altre uscite, qua degli schizzi preparatori dei vari personaggi. Se non mi sbaglio sono a opere di Nakamura, direi, riconosco un po' il tratto. Sono veramente molto belli. Nakamura ha anche curato vari episodi, la trama di alcuni episodi memorabili, le scene più belle, tipo l'agganciamento del grande Mazinga, l'uscita dall'acqua, la trasformazione. Il Duca Gorgon, qua vediamo qua in basso. Sto facendo vedere al volo un po' il libretto perché per vedere la qualità in generale mi scoccia veramente che me l'abbiano confezionato così distrutto. Una sofferenza per un collezionista. Veramente bello. Grande Mazinga è sempre stata un'opera che mi ha affascinato. Da me è arrivata nel 79, quindi ormai sono 40 anni, quest'anno è proprio il quarantennale di questa serie in Italia. Oh, guarda, bellissime queste illustrazioni. Veramente bello, bello. Quindi abbiamo 4 dischi che contengono i primi 28 episodi della serie. Vedete qua l'elenco di tutti gli episodi, no? Quindi i primi 4 contengono fino a, come vi dicevo, appunto il 28. E gli altri restanti della serie, purtroppo comunque non li abbiamo qui in questo cofanetto. Dovremmo aspettare la seconda uscita. Onestamente trovo che per 42 euro, che è il costo di questo cofanetto, a sto punto io personalmente avrei preferito spendere qualcosa di più e avere tutta la serie subito in mano. Però vabbè, immagino che Anime Factory e Yamato Video hanno fatto i loro conti. So che si vede piuttosto bene, qui stesso discorso che hanno fatto anche con Jig. Nel senso che dal punto di vista audio si è cercato di ripare un po' di cose. Purtroppo Piero Tiberi, che è il doppiatore di Tetsuya, non è più tra noi dal 2014, quindi non si poteva fargli doppiare più nulla. Però so che sono riusciti a fare un po' di copia e incolla nelle cose che mancavano, quindi c'è stata anche una certa pulizia audio. Questa è sicuramente una storia che ha segnato in Italia l'animazione giapponese. È la seconda parte della trilogia di Mazinger, la prima Mazinga Z, la seconda appunto grande Mazinga e la terza è Goldrake. Io direi un'opera imprescindibile per chiunque ama i robottoni giapponesi, veramente ottima fattura, mi piacciono molto le serigrafie, direi un ottimo prodotto. Eccoci qui quindi nel menu del primo Blu-ray, abbiamo varie scelte, vedete? Interessante il fatto di poterlo vedere in italiano con i sottotitoli fedeli originali, giapponese in HD con i sottotitoli italiani fedeli oppure normali, i vari episodi. Questo è soltanto il primo disco,
Io ho già dato un'occhiata a come si vede. Devo dire, devo dire tanta roba. Mi avevano parlato di saturazione eccessiva dei colori, ma fate un po' voi, io non direi. E che non siamo abituati. Secondo me invece ci sta tutta questo tipo di colorazione. Mi ricordo veramente i disegni che ho visto in giro, gli acetati, eccetera, eccetera. Forse leggermente scuro, sto notando. Però la qualità è veramente altissima. Io il grande Mazinga così bene non l'ho mai visto. Ricordiamoci che questo è un upscaling, quindi non è Full HD originale, non esiste. Hanno preso il materiale in SD, l'hanno portato quindi a un upscaling a 1080p, hanno fatto un ottimo lavoro, direi, Yamato. Complimenti. Sono contento dell'acquisto, ve lo consiglio assolutamente. A parte qualche riserva sul fatto che purtroppo questa volta non è uscita un'edizione contenente i due cofanetti interi. Spero di avervi comunque soddisfatto le vostre curiosità su questa uscita. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo video.